Pronto? Sì, questo è il 783, Castello di Cataway. Il pranzo è servito, Mr. Parsons. Sì? Ah, sì, Miss Prudence. Vuol parlare col generale? Va bene, Miss Prudence. Deve stare più attenta alle tende, c'è l'oscuramento, Mary. Ah, Miss Prudence sarà un po' in ritardo. Stasera alle 6:15 nella foresta di Compiègne è stato firmato l'armistizio fra la Germania e la Francia. La resistenza della Francia è finita, la sua resa è incondizionata, il suo crollo è totale. A Berlino stasera un portavoce ufficiale ha dichiarato che può considerarsi sicura la conquista della Gran Bretagna per la fine di settembre. Ha fatto presente che da Dover a Calais non ci sono che 7 minuti di volo. Quel che mi piace della radio è che puoi chiuderla quando vuoi. Un vermouth, signora Bester? Grazie. Mi sembra che stiamo vivendo in un incubo. Quel cretino di un annunciatore mi dà fastidio. Parla come se avesse una patata calda in bocca. Non capisco come possa essere così allegro nell'annunciare orrori simili. Il pranzo è servito, signore. Grazie, Parsons. Va bene. Miss Prudence ha telefonato, signore. Ha detto che sarà un po' in ritardo. Ah, il dottor Roger è arrivato? Non ancora, signore. Aspetteremo altri 5 minuti. Ciao, Alfredo. Roger, lavori fino a tardi. Sì. Buonasera a tutti. Scusate, spero di non avervi fatto. Non fa nulla, no. Come sta, signor Riccardi? Come sta, signor Riccardi? Ma all'ospedale ci devono essere dei casi gravi ora. I più gravi li mandiamo direttamente nell'interno. Noi abbiamo case di shock nervoso. Quando un poveretto non dorme da un pezzo, bisogna cominciare con l'insegnargli a chiudere gli occhi. Hai sentito le notizie? Sì, grazie, Parsons. Beh, almeno sappiamo in che acque siamo, no? Ma Napoleone conquistò l'Europa e non sbarcò in Inghilterra. Sì, ma egli non aveva 15.000 aeroplani. Però non è il caso di agitarsi tanto. Non ti sembra che sarebbe ora che ci svegliassimo? Roger, che dici? Ma lo sai qual è la costante preghiera dei nostri nemici? Dicono, Signore Dio, fa che gli inglesi non si sveglino almeno per un anno e non avremo più bisogno del tuo aiuto. Ma benedetti Dio, non parliamo di cose funebri. Su, andiamo. In questa casa non abbiamo mai avuto paura e certamente non cominceremo stasera. Roger ha ragione. Adesso sappiamo in che acqua siamo. Grazie al cielo. Andiamo a cena prima che si raffreddi, via. Roger ha veramente un'ottima cera se si pensa al tremendo lavoro che deve fare. Sì. Prende il caffè qui, signore, in salotto. In salotto, Parsons. Vuoi del porto? No, grazie. Parsons, signore. Prudence vi ha detto perché ritarda. No, signore. Tu sei suo padre, Roger. Non sono affari miei, ma permettimi di dirti che il comportamento di Prudence non si addice affatto al suo rango. Ieri ha portato Alberto, il giardiniere, a fare una gita in macchina, anziché andare al ricevimento di Lord Evesham. Alberto è convalescente, però l'operai di appendicite un mese fa. Questo non gli dà diritto a un trattamento speciale. Ricordo di aver tagliato l'appendice a Lord Evesham un anno fa. Era identica a quella di Alberto. Che razza di argomenti tiri fuori? I rapporti sociali non si basano sulle appendici. Si dice appendice? Io non sono contro l'eguaglianza. Sono prontissima a trattare alla pari con tutti, purché non si pretenda di trattare alla pari con me. Nonno, ti chiedo scusa, ho fatto molto tardi. Non fa niente, Prue. Buonasera a tutti. Buonasera. Vi dispiace se non mi cambio? Affatto. Pensavamo che ti avesse rapita uno di quei paracadutisti tedeschi. Servite la cena alla signorina Parsons. Puoi dirci cosa hai combinato? Oh, mi sono trattenuta a Gosley, avevo tante cose da fare. Da fare a Gosley? Già, sono stata dal parrucchiere e... Hai fatto 15 miglia in macchina per andare dal parrucchiere? Avevo un'infinità di cose da sbrigare. Ho fatto delle spese, sono stata dal parrucchiere e poi mi sono arruolata. Ti sei arruolata? Sì, nonno, nel servizio ausiliario femminile. Non sapevamo neanche chi avesse fatto domanda. Ma non ho fatto domanda, mi sono arruolata. Cara Prudence, perché non me lo hai detto? Ti avrei fatta nominare ufficiale. Ma non voglio essere ufficiale se prima non so fare il soldato. Ma lo sai che anche Anna Smith, che lava i pavimenti della scuola, si è arruolata come soldato? Sì, gliel'ho detto io di farlo. Per generazioni i Cataway sono stati condottieri, non semplici soldati. Arruolandoti in questo servizio, tu rinneghi le tradizioni che ci hanno sempre dato il diritto di comandare. Molto probabilmente il suo scopo era un altro. Che cosa vuoi intendere con questo, zia Iris? Non intendo nulla, mia cara. Ma purtroppo vedo che voi ragazze di oggi fareste qualunque pazzia pur di essere originali. Provate che sia moderno fare così, anche a scapito del vostro nome.
Quando tu e zio Alfredo parlate, mi par di sentire il cattivo odore di muffa che ha la roba vecchia. Non dimenticare dove no, sei. No, non lo dimentico affatto. Io sono nel 1940 e voi nel secolo scorso. La gente come voi è un pericolo più grave del nemico. Crudemi. Sì, proprio così. Forse un giorno ringrazieremo questa guerra che è finalmente riuscita a svegliarci, ma voi non vi ringrazieremo di sicuro. Credete che 40 milioni di individui esistano in questo paese per rendervi comoda la vita? Odiate questa guerra per i lividi che vi fate nell'oscuramento. Ve ne ragnate perché vi ha privato di tante piccole comodità. E soprattutto avete paura che l'uomo della strada che ci lascia la pelle possa domandarsi un giorno o l'altro se valga la pena di rischiare la vita per conservare alla zia Iris o allo zio Alfredo la loro poltrona comoda. Datemi da bere, per favore, Parsons. Sì, signorina. Andiamo in salotto. Sì. Vieni anche tu, papà? Sì, sì. Certo. Vieni, Roger. Subito. Ci sono degli squisiti pasticcini al cioccolato, te li raccomando. Temo d'essere stata un pochino forte. Oh no, anzi, Miss Prudence, se mi permette era proprio quello che ci voleva. Janet Beaton. Presente. Alice Morgan. Presente. Rina Smith. Presente. Jane Lindsay. Presente. Rosa Johnson. Presente. Prudence Cathaway. Presente. Violetta Worthy. Presente. Tante storie. Presente. Ma non vede quella lì che ci siamo tutte senza starci a chiamare a una per una? Alice Wall, presente. Tu abiti a Gosley, vero? No, abito distante in campagna. Io no, sono di qui. Mi conosci i ragazzi, tu? No, io no. Lascia fare a me, ci penso io. Va bene, venite qua, portate i vostri sacchi. Nome? Alice Water. Misura? 14. 14. Nome? Jenny Water. Misura? 12. Come sto? Sembri un colonnello. Magari sei io così. Tu? Se io sono un colonnello, tu sembri un generale d'armata. Hai rossetto? Credo di sì. Ecco qua, grazie. Credi che ci troveremo bene? Oh, ne sono sicura. In che baracca sei? 27. Bene, ci sono anch'io. Ci organizzeremo un angoletto carino, eh? Il tuo nome? Io? Violetta. Violetta Watkins. Via per rossetto. Stai nell'esercito, il trucco non va con l'uniforme. Ma scusi, intanto non sapevo. Oh, che peccato. Permetti? Ma sì, figura. Siamo io e Joe. Oh, è un bel ragazzo. È tanto bravo, credo che ci sposeremo. Auguri. Sei maritata? No. Fidanzata? Non ancora. Allora, senti un po'. Joe viene a prendermi stasera alle 8. Gli telefono di portare con sé un amico. Semmai un'altra volta. Ho avuto abbastanza emozioni oggi. Non farei mica la difficile. Oh, ma neanche per sogno. Tutte le reclute, subito in piazza d'armi! Squadra in fila! Squadra in fila! Squadra in fila! In fila! 1, 2, 3. Gas mask wheel by numbers. One. Two. Three. Center those eyepieces. Pads well up. Tack those tabs. Yes. Steady. Steady. Heads well up. Three slowly. Wait for me, it's ever so important. Beh, cosa c'è?
dice che Joe vuole arruolarsi nella marina domani e stasera ci dobbiamo fidanzare assolutamente. Ma credevo che fosse tutto definito. Ecco, non ho voluto dirtelo prima, ma sono già 3 settimane che esco con lui, sia che piova o tiri vento. Non mi era mai riuscita così bene come l'altra sera. Mi baciava con tanta passione che ormai la ritenevo una cosa bella e combinata. Aveva appena cominciato a parlare quando è suonato l'allarme. Oh. Li avrei ammazzati quei maledetti aviatori lassù. Hai tutta una serata ancora. Non c'è speranza se non trovo un rimedio. Pensa, stamane mi telefona per dirmi che si porta un amico. E perché poi? Perché è fatto così, ecco perché. Non so che mi ama Fru, ma una fifa matta del matrimonio. Sì che porta con sé un amico che cammini in mezzo a noi due. Così domani se ne può andare con la Marina e godersela tutta da solo. Tu, coraggio. Fru, mi faresti un favore? Qualunque cosa. Vieni con me stasera e portati via l'amico di Joe. Verrai. Ma se non lo conosco nemmeno. Violetta Warwick? Ah, eccoti. Sei di servizio alla mensa. Ti stanno cercando dappertutto. Presto. Eccomi. Stasera alle 8 allora. Non mi pianterai in naso, Fru. Mi fido di te. Joyce Wayne. Va bene. Alice Morgan. Sì. Prudence Cataway. Va bene. Violetta Warwick. Sì. Gerte Gleason. Sì. Dove sono? Devono essere da queste parti. E sei tu? Ah, eccoli. Joe, sei tu? Sì, siamo qui. Questa è la mia amica, Prue Cataway. Voleva fare 4 passi e io l'ho... Benissimo, 3 dispari e 4 un bel gruppetto per andare al cinema. Questo è il mio amico, Clyde Briggs. Piacere. Buonasera. E allora? E allora andiamo. Oh, chi ha voglia del cinema ti va, Prue? Veramente preferirei stare fuori, una bella serata così. Bell'idea. Andiamo a fare un giretto in città e poi andiamo a bere qualcosa alla birreria Cox. Oh, smettila, Joe, non siamo mica turisti per andare tutti in comitiva. Il signor Briggs e Prue non hanno bisogno di noi e noi non abbiamo bisogno di loro. Ci ritroveremo qui alle 10. E fate bravi voi due, eh? C'è un concerto al campo, le piacerebbe? Se lei ne ha voglia, a me non importa. Preferisce andare a tasto? Per me fa lo stesso. Che cosa fa di solito quando esce così? Di solito non esco così. Le chiedo scusa. Lei è una ausiliaria di gran classe, quel che pare. Non sono affatto di gran classe. Se vuole proprio saperlo, sono qui per far piacere a un'amica. Oh, didn't you realize that Joe and Violet happened to be in love? No, non lo sapevo. E le confesso che non mi importa niente né di Joe né di Violetta. Guardi. Stanno bombardando il porto. O la città. No, è più a nord. All'estuario del fiume. Credo che puntino proprio su Londra. Bombarderanno il campo un giorno o l'altro. Non si preoccupi, non sprecheranno bombe per un campo di donne. Perché no? Ma cara mia, si rende conto che una bomba costa 1000 sterline? Potremmo fare il giro del mondo col prezzo di una bomba. Con una a testa si andrebbe meglio. Non le sembra uno spreco? Con un altro giro del mondo che se ne va. Sigaretta? Oh, grazie. E che fa l'aristocrazia inglese nei ranghi delle ausiliarie? Non so che cosa voglia dire. Mi sembra di udire l'orgogliosa voce dei dominatori del paziente popolo britannico. Anche lei ce l'ha con l'aristocrazia. Non lo odio, ma non l'ammiro neanche. La ignoro. Oh, deve essere umiliante per l'aristocrazia. Ma anche se io appartenessi a quella che lei chiama così, ha qualcosa in contrario a che io sia nei ranghi delle ausiliarie? Oh, io no, niente. Pensavo solo che seccasse ai ranghi. Oh, per questo sono di manica larga. Sono delle gran brave ragazze. Non lo metto in dubbio, ma il fatto... che si sono messe in uniforme non le trasforma in tante Giovanne d'Arco. Lei non crede nelle donne in uniforme? Ci sono molte cose in cui non crede. Credo nelle persone che sanno quello che fanno e dove vanno. C'è qualcosa di ribelle in lei. Beh, lo spettacolo è finito. Rimettiamoci in cammino. Ma guarda, parla come uno zingaro. Oh, un vagabondo. Su, andiamo. Beh, eccoci arrivati. Scusi, come si chiama lei? Prudence. Prudence Cataway. Prudence. Buonanotte, signorina. Sei tu, Clyde? Siamo qui, Joe. Prudence? Sì. Buonanotte, bellezza. Scriverò, sta tranquilla. Abiti cura, Joe.
Grazie, Franco. È stata una bellissima serata. Allora vieni a pranzo domenica. Mamma ti aspetta. Buonanotte, Tom. E allora anch'io. Arrivederci. E ci rivedremo? Non so. Che ne direbbe di sabato prossimo? Non posso promettere, potrei aver da fare. L'aspetterò laggiù al fiume. Ma se poi non riesco a venire? Se non riesce, non ha nessuna importanza. Viva la sincerità. Buonanotte. Buonanotte. Sei un bel tipo a piantarmi così nei guai. Quell'altra poi ha una bella faccia tosta. Che tipo è? Webb? Presente. Cataway? Presente. Working? Presente. Stone? Presente. Walker? Presente. Benning? Presente. Sheno? Presente. Va bene, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Fru, non potrò mai ringraziarti abbastanza per quello che hai fatto. Ma lascia andare. Ti è andata benone. Non ho neanche dovuto chiederglielo, gli è venuto naturale. Sono contenta e molto simpatico. Sapevo ti sarebbe piaciuto. E questo amico poi, che tipo era? Mica male. Non potevo vederlo al buio, ma sembrava a posto. Ma buonanotte. Buonanotte. Di ritardo, ma ho dovuto faticare per liberarmi. Ah, non fa nulla, sono contento che sia venuto. Aspetta da molto tempo? No, anch'io sono arrivato ora. La ragazza che incontrai al buio. Già, eccomi qui. Vogliamo fare due passi? Perché no? Sì, ho capito, un secondo. Vorrei due uova fritte. C'è da far impazzire una poveretta a servire da sola tutte le forze armate. Ehi, signorina, una tavola per due. Tavola per due? Belle speranze, tavola per due. Le ho detto, due uova fritte. Uova fritte! Ogni volta che passo vicino a quello stupido striglia, uova fritte! Un momento, arrivo... Un momento! Cameriera? E allora, che volete? Cameriera, senta, si ricorda di me? Sì, è con questo. Tanto tempo fa, mi provi... Ehi, dov'è la pietra stata? Ma se l'ha già avuta. Non ha visto che gliel'ho data, signorina? L'ha portata via per levare la mosca, ma non l'ha più riportata. Ah, quella lì. Rosa? Sì? Dov'è la crostata che ti ho dato? Arriva. Per piacere, senta. Ma quell'età non è capace di levare una mosca. Beh, che c'è? Noi abbiamo già ordinato, ma... E perché non me l'ha detto? Gente noiosa, che volevano? Crostata. Ecco, non vi additate, arrivo subito. Prenda, signora. Eccovi la vostra crostata. Grazie. Ma che succede? Dove andate? Torneremo un altro giorno. Grazie lo stesso. Ma questa è roba da matti. Prendono un tavolo, lo occupano per mezz'ora e poi se ne vanno. Ecco qua, due a voi. Oh, Clive, le passe alla crema. Se dispiace se ne prendo. Le pare, faccia pure. Me ne dà quattro, per favore. Fin da quando ero bambina non ho potuto mai resistere alle passe alla crema. Lasci stare, prego. Quant'è? Uno scellino, signore. Ecco a lei. Grazie. Cos'è stato? Un fulmine. Che fanno i ragazzi e le ragazze in questi casi? Dipende da chi sono e come la pensano. C'è chi si rifugia sotto un albero e chi se ne va al cinema oppure al caffè. Al caffè ci siamo già stati, ormai sotto gli alberi non ci sarà più posto, non ci resta che il cinema. Crede che potremo mangiare le paste al cinema? Possiamo provare, coraggio. Ho le 6:30. Niente da fare. Ora cosa si fa? Vogliamo tornare al caffè? Per carità, preferisco annegare che soffocare là dentro. Sarà meglio che torni al campo. Ma non sono ancora le 6, c'è mezzo miglio da fare. Non possiamo andarci a nuoto. Allora converrà aspettare qui. Guardi, l'albergo commerciale della temperanza di Albione. Andiamo. Buongiorno, vorremmo una camera. Sì, signore. Papà? Che c'è? Un signore e una signora vogliono una camera. Buongiorno. Eh? Cosa desidera? Una camera con un buon fuoco acceso per asciugarci gli abiti e del tè bollente. Eh? Camere non ne abbiamo. Ma la ragazza ci ha detto... Non mi importa cosa ha detto, le dico che non abbiamo camere. Questo non è il locale per voi. Ho la mia reputazione da mantenere. Reputazione?
Bada a quello che dici, villano maleducato. Piuttosto apri la finestra e fa uscire un po' di tampo. Apriti il cervello e fa uscire un po' di muffa. Chiama la polizia, Emilia. Vi farò vedere che c'è ancora la legge e la decenza, guerra o non guerra. Clive, andiamo via. Emilia, vai giù da tua madre, chiamerò io. Ciao. Sei molto carina. Cosa credete di poter fare quello che vi pare piace? Ma questo è un locale rispettabile, sapete? Fuori, via! Biglietti? Biglietti, prego. Per il campo Gosley, due. Non passiamo per Gosley, signore. Dovete prendere il 17. Come? Dice che dobbiamo prendere il 17. E dove si prende il 17? Al bivio, signorina. Passa giusto davanti all'ingresso del campo. Grazie. Potete prenderlo alle 7:30. Da che parte andiamo? Non ne ho la più pallida idea. Guardi, possiamo aspettare l'autobus senza bagnarci. Venga. Che giornata è stata oggi. Scappati via da un caffè, chiusi fuori da un cinema, cacciati da un albergo e fatti scendere da un autobus. La tipica ospitalità inglese. Ma lei trema? No, sto benone. Prenda una pasta. No, 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 grazie. Credo che preferirei qualcosa che si intonasse un po' meglio al tempo. E sarebbe? Whisky, ne vuole? Manda giù la pasta. Non mi piace. Forza, le fa bene. Ah, si toglie sempre il tappo alla bottiglia nell'offrirla a una signora. Specialmente se la signora è in un fienile. Avanti, non abbia paura. Com'è? Buona. Si è mai ubriacata? Ubriacata proprio sul serio? No, e lei? Due sere fa. Ubriaco, ubriaco fratico. Perché? Perché no? Ecco, penso che di solito ci debba essere una buona ragione per ubriacarsi sul serio, no? Già, questo è vero. Mi dica, com'è la vita in un campo d'ausiliari? Come un orologio che si carica ora per ora. Con la molla sempre più tesa, finché si sente che se si vedranno, si sentiranno ancora donne, si finirà per scoppiare, urlare. E allora si ha bisogno di parlare con un uomo, con chiunque, con qualunque cosa che porti i calzoni. Sì, che io sono qualunque cosa coi calzoni. Non intendevo questo. Sa che quando l'incontrai l'altra sera non lo vedevo affatto, ma sapevo già come lei sarebbe stato alla luce. E come sono? Oh, piuttosto un bel ragazzo. Faccia simpatica. Naso bello, abbastanza. Bocca un po' troppo grande. Una delle orecchie viene fuori un po' più dell'altra. Lo sapeva che la sua faccia è leggermente asimmetrica? Ehi, andiamoci piano, eh? Ma gli occhi sono buoni. Un bel marrone scuro. Un po' stanchi. Ore piccole, forse, eh? E anche lei è meglio di un calcio in faccia. Cos'è un calcio in faccia? Un mio vecchio amico, Monti, se dice che sia meglio di un calcio in faccia, vuol dire che sia in gamba. Not starting anything. I just said that you were all right. That's a perfectly decent, respectable thing to say. Yeah, you're still cold. You better have a little more. Ooh. I wanted to ask you, why aren't you in uniform? Come on, just a little one. Well, will you tell me when I get stinker, line stinker? I'd be delighted, madam. Don't feel anything yet. You will, don't worry. No, really, I feel quite clear. Just makes me want to talk, that's all. You know, I may not look it, but I'm tough. I can take it. Do you know, last Christmas I had three glasses of port and I won a ping pong match. No, I didn't tell the truth just then. I do feel stinko. Quite stinko, really. Don't look at me like that. Kiss me. Squadra alt! Fronte sinistra! Riposo! L'autobus sarà qui fra 5 minuti. Mettete i sacchi vicino al cancello e non vi allontanate. Attenti! Fianco destro! Rompete le righe! Fru! C'è qualcuno che ti cerca vicino alla siepe. Chi? Me? Sì, vai. Terrò io d'occhio il sacco. Grazie. Ciao! Ciao, ho sentito che parti oggi. Sì, ci trasferiscono. Sei tanto bella. Non sono cambiata. Sei così schietta, sincera. Ecco l'autobus, devo andare. E quanto starei via? 3 settimane. 3 settimane? Ti sembra tanto tempo. Ma no, è solo che... Partirai? No, starò qui, te lo prometto.
Senti, Clive, quando ritorno mi spetta una licenza. Davvero? Allora andremo via insieme. Conosco un bel posticino sul mare a Dover. Oh, non credo che potrò. Devo andare a casa, l'ho promesso. Clive, vieni con me. Io? Nel castello a vita dei Cataway? Non è distante da qui a casa mia. Prenderemo il treno di Cambridge. L'orgoglio della famiglia che porta a casa un uomo incontrato per la strada. Non scherzare. Non sono mai stato così serio. Bru, spicciati! Devo andare, ciao. Ciao, e ricordati che vieni con me a Dover. Ti manderò una cartolina al mio ritorno con l'orario del treno di Cambridge. Vuoi dire Dover? Cambridge, arrivederci! Numero 5. Può dirmi per favore qual è il binario del treno per Cambridge? È numero 3, signore, alle 16:27, fra 5 minuti. Grazie. Mi dà un'occhiata alla valigia? Sì, signore. Signori, in carrozza partenza per Cambridge. Binario numero 3. Senta, sa dirmi per favore qual è il treno per Dover? Binario 5, oltre il ponte. Faccia presto, signorina, parte fra 5 minuti. Signori, in carrozza partenza per Cambridge, binario numero 3. Signori, in carrozza partenza per Cambridge, binario numero 3. Qui c'è un posto, signorina. No, grazie. Ti stavo cercando, dove vuoi andare? Veramente andavo a Cambridge. Vuoi dire Dover? Bisogna far presto o perderemo anche l'altro. Bisogna dire che questo è un caso straordinario. Pensa ai miei a casa, la mia prima licenza militare. Staranno issando le bandiere e tirando fuori il tappeto rosso. E intanto io sto andando nella direzione opposta con uno sconosciuto. L'hai reso molto felice quello sconosciuto. E molto fiero. Meno male. Io non scherzo. Scusami. Non ti avevo mai vista senza berretto. Sei bella. Oh, scusi, no. Ah, non fa niente, entri. Mi rincresce, ma devo controllare i biglietti, è così. Eccolo. Grazie. Grazie a lei. Ha sbagliato treno, cioè non treno, biglietto. Già, c'è stato un errore. Fin dove va? Fin dove andiamo? Dove? Pagherà la differenza. Un momento. Potremmo restare soli. Eh? Potremmo restare soli. Ecco, sarebbe vietato. Ma ho fatto anch'io l'altra guerra e... Grazie. Ricordi, signorina, che deve pagare la differenza. C'è ancora qualche essere umano a questo mondo. Che tipo buffo, vero? Fa un bel caldo qui. Mi faresti un favore? Tutto quello che vuoi. Potresti metterti qualche cosa di meno importante, cioè sei altri vestiti in valigia. Sì, certo, se lo desideri. Ma che cosa hai contro l'uniforme? Non ti pare un po' guerriera per una vacanza? Vorrei dimenticare la guerra e le divise per 6 giorni. Veramente 6 notti e 7 giorni. Domenica, lunedì, martedì. Adesso guarda fuori dal finestrino. Bel paesaggio, vero? Ah, stupendo. Stiamo attraversando un campo di insalata. Non esiste cosa più bella di un campo di insalata tenera. Uno dei nostri giardinieri non coltiva altro. Uno dei giardinieri? Ma si può sapere quanti ne hai? Ne avevamo 5. Immagino che da piccolo avrei avuto 6 bambinai e 10 cavalli a donne. Ma a che diavolo vi servono 5 giardinieri? Non servivano a noi, ma al nostro giardino. 5. Beh, sarà uno dei tanti privilegi dei ricchi oziosi. Parli come uno di quelli che fanno i comizi in piazza e odiano il mondo intero. Se un uomo possiede 100 negozi e impiega 1000 persone, oh, allora va benone, è un industriale. Ma se ha una casa in campagna e 5 giardinieri per coltivare l'insalata, è l'aristocratico che sfrutta la povera gente come al solito, vero?
Leggiamo continuamente articoli su questa nostra terra benedetta, ma chi credi che mantenga questa terra in buone condizioni se non i poveri proprietari dissanguati dalle tasse? La voce dell'aristocratica Inghilterra, che ama i suoi cavalli, le sue mucche, le sue pecore, perché almeno quelli non chiedono mai un aumento di paga. Oh, non voglio discutere con te. Tieni, reggimi questo un momento. Tu parli dei ricchi oziosi. Santo cielo, prova oggigiorno a essere ricco e a stare ozioso con le tasse che ci sono. Vorrei avere un vestito più bello. L'ho lasciato a casa per fare la spartana e la donna d'affari finché dura la guerra. You should feel honored, sir. I'm wearing one of my last pairs of silk stockings for you. Sorry I'm taking such a long time. Suppose you're getting tired of looking at all those cows and sheep that never ask for a raise in pay. All right, you needn't ride the countryside any longer. Throw me that belt, will you? Thank you. Well? Well? You're very pretty. Taller. Slimmer. Cooler. What's the matter? I'm a stranger. I met a waif in the dark. I haven't a gardener to my name. Why do you punish yourself, Clive? You worry about how big is our house, how much land we've got. And when I tell you, you look as though a fireproof curtain had come down between us. What does it matter? Nothing matters. We're on a holiday for 6 long, wonderful days. And you're very beautiful. Oh, that's better. Just a moment ago, I was only pretty. Now I'm beautiful. Getting on very nicely, aren't we? Vuol pagare i taxi? 2 valigie. Clive. Sì? Volevo solo dirti che da tanto tempo non ero così felice. Andiamo. Trattenete il taxi, signori, partono. Buongiorno. Ho prenotato le camere, signor Clive Briggs. Un momento. Briggs. Abbiamo riservato una bella camera, 2 letti al primo piano. Preferiremo 2 camere. Ne avete 2 buone? Le migliori. Il 214 e il 216, tutte e 2 sul mare, va bene, signore? Va benissimo. Vuol firmare il registro? Pacchino, 214 e 216, secondo piano. Sì, signore. Devo aprire la valigia, signore? No, grazie, lasciatela lì. Aria di mare e sole, se si ha fortuna. Se la giornata è bella, si vede fino a Calais, che si può desiderare ancora. Stanca? No, sto benissimo. Che cos'è? Niente. Senti, se hai cambiato idea, perché non lo dici? Sei padrona di fare quel che vuoi. Hai voluto che venissi qui? Ci sono. Perciò non chiedermi più cosa voglio fare. Ma che è successo? Eri tanto felice, tre... Sì, lo so, ma non è più come prima. Scusami, Clive. Un cognac, signore? Vuoi un cognac? No, grazie. No, grazie. Non avete molta gente ora, vero? È poco, signore. La stagione è andata bene fino a quando i tedeschi hanno preso Calais. Se permette, signore, apro la radio. L'altoparlante è nell'atrio, ma può sentire le notizie anche di qui. Vogliamo uscire? Andiamo a prendere un po' d'aria. No, vuoi ascoltare le notizie? Dimentichiamocene per una notte. Questa è la voce di Londra. Ultime notizie dall'interno. Londra. Il Ministero dell'Aeronautica comunica che alle 18.30 una grossa formazione di aerei nemici è stata avvistata sul Tamigi. I nostri caccia si sono... I used to know a little place at the back of the town. It would be more friendly than the hotel if you'd care to walk over.
No, I don't think so, Clive. I feel rather tired. I think I'll go back. Ruth. Hai proprio deciso per domani. Vuoi partire davvero? Sì. Il bagno è pronto, signore. Grazie. Era calda l'acqua, signore? Abbastanza, grazie. Ieri notte hanno ancora bombardato Portsmouth, signore. Devo dire che siamo fortunati, tocco legno. Latte caldo? No, grazie. Buongiorno, Clive. Scusa, avevo delle spese da fare. Spese? Mm-hmm. Che magnifica giornata. Abbiamo degli ottimi funghi ai ferri stamane, signora, e della pancetta affumicata. O gradirebbe forse una sogliola fresca? No, niente, grazie. Vorrei solo del caffè. Caffè, sì, signora. Ti ho comprato questo. Per me? Sì? Caffè per... Aprila. Coraggio. Ho pensato che... ti piacerebbe. Blu. Eri così buffo nel corridoio con quell'impermeabile raggrinzito e le gambe nude. Prima ne avevo una. L'ho lasciata da qualche parte, non ricordo. Non dovevi disturbarmi. Non è stato un disturbo. Hai dormito bene stanotte? Molto bene, tu? Ah, anch'io, grazie. Telegramma. Per me? Sì, signora. Le valigie sono giù dal portiere, signora. Ah, grazie. Ancora caffè? Sì, grazie. Ho fatto portare giù le valigie. Bene. Mi dispiace tanto per ieri sera. Capisco. Non puoi capire. Il fatto è che ho incontrato mia zia Iris. Tua che? Zia Iris. È strano come possa essere romantica un'avventura quando nessuno ne sa niente e come invece diventi meschina e banale se compare una qualunque zia. Vuoi dire che te ne vai a causa di tua zia Iris? Sì, è proprio così. Altro, signore? No, grazie. Bene, signore. Abbiamo tanto tempo prima che il treno parta e fuori è così bello. Vuoi mostrarmi il posticino di cui parlavi ieri sera? Ma sì, certo, se ne hai voglia. Che si rivede il signor Briggs. È bella sorpresa, signore. Sì, avendo
La signorina Calaway. Fortunato. La signorina voleva vedere il vostro locale. Com'è pittoresco, è molto antico? Oh, antico. Il mio bisnonno, signorina, era garzone di stalla qui, quando Nelson ci si fermò all'epoca di Trafalgar. Oh, guardi un po' che salmone, pesa 38 libbre. Mio padre lo pescò nel fiume all'età di 80 anni, il giorno prima che morisse la regina Vittoria. Davvero? Altro che, signorina. Umberto. Umberto, due posti per il signor Briggs. Sì, signore. E intanto, che ne direbbero di un goccetto di quello speciale? Ma non credi che sia ora di andarsene, Clive? È già mezzogiorno. C'è ancora tempo, la stazione dista 5 minuti da qui. Quasi non la riconoscevo, tanto si è rimesso in salute. Eppure non è tanto che lei è stato qui. Che è successo? Ma non è più... Può telefonare al Grand Hotel e dire che ci mandino le valigie? Certo, signore. Anna! Anna! Sì? Chiama il Grand Hotel e di che mandino le valigie del signor Briggs. Benissimo, vado subito. A quel tavolo sono già al formaggio. Tra un quarto d'ora se ne andranno. Clive, non sarebbe bene andare... Non si preoccupi, signorina, il signor Briggs non aspetterà neanche un minuto. Si accomodino con me. Anna! Sì, signore? La camera numero 2 è pronta? Sì, signore, l'ho rifatta io. Bene, da questa parte. È capitato bene, signor Briggs. Siamo dell'oca arrosto con salsa di mele. Ah, bene. Cavolo fiore, nostra ricetta speciale, formaggio piccante e torta di pugne congiuncata, un po' di panna. Panna di guerra? Cos'è? È il montacarichi, ha ogni comodità per i clienti, è una novità. Va da qui a giù in cucina. Signora Grob, oca arrosto, formaggio e torta di prugne per 2. Bene, 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 ecco qua. Ecco una cosa che spero non abbia dimenticato, signor Briggs. Ah, il vino brûlé speciale. È proprio quello, signore. E come si fa a dimenticarlo? Assaggia le sapiglie. Vieni. Che gliene pare? Forte, ma squisito. Specialità nostra, signorina. È una ricetta segreta dei campi del contrabbando. Mando subito la colazione. Anna! Anna! Al signor Resbottom. Al signor Resbottom. È perfetto. Sembra saltato fuori da un libro di novelle. Sarà in uno di quelli che ha trovato se stesso. Forse si è adattato a quello che l'opinione pubblica pensa che gli dovrebbe essere. Più o meno lo facciamo tutti. Che ti preoccupa, Clive? Me? Niente. Mi hai detto che hai dormito bene stanotte. Infatti. Perché? Parlavi in camera tua e ho pensato... Parlavo. Era stato l'uomo della camera accanto. Non c'era nessuno nella camera accanto. Non fa nulla se non me lo vuoi dire, ma so che c'è qualcosa. Non c'è niente. Sigaretta? Grazie. Quel telegramma è segreto? No. Puoi rileggerlo se vuoi. Avute 24 ore permesso. Vengo a fare bisboccia a Monty. Chi è Monty? È un mio amico. Ti piacerà. Meglio di un calcio in faccia, non l'ha detto lui? Sì, Monty. Gli telegraferò e ci vedremo a breve. Hai intenzione di ritornare a Gosley? Forse, non so ancora. Eccovi qua. Oh. Il signor Resbotto mi ha detto di dirle che le sue valigie saranno qui fra pochi minuti. Grazie, lasciate, faremo noi. Bene, credo ci sia tutto, signore. Se desidera qualcosa, può suonare il campanello. Una volta se vuole qualche altra cosa. E 2 quando avranno finito. Va bene, grazie. Perché non siamo venuti qui invece che in quell'odioso Grand Hotel? Beh, non mi sembrava un posto adatto per... gente che ha 5 giardinieri. Quanto sei sciocco. Non mi avevi detto di aver abitato qui? Non ci ho abitato mai. Ci venivo ogni tanto la sera. Come mai? Lavoravi qui? Non esattamente. Il signore desidera il caffè servito in salotto? Non finché c'è di questo delizioso nettare. Alla colazione più felice della mia vita. Della nostra vita. Comincio a sentirmi veramente felice. Anch'io. Ho paura che ci stiamo ubriacando di nuovo. Mi piace proprio questo posto. Ci porta fortuna. Qui non litighiamo. Sei stata molto buona a regalarmi la veste da camera. Ce n'era un'altra, col colletto di velluto. Ma ho pensato che ti sarebbe piaciuta meno. Vorrei dirti quanto ti sono grato, ma non so come dirtelo. Non ce n'è bisogno, Clive. No, lo devo proprio. Devo dirti
quello che tutti i poeti hanno cercato di dire senza riuscirvi. Di tutte le cose create, Dio non ne ha fatta nessuna più grande, più bella e più nobile di un uomo e di una donna che si amano veramente e sono pronti a lottare per difendere il loro amore. Questa ha provato a dire i poeti e non l'hanno saputo. Deve essere l'effetto del vino. No, non è il vino stavolta. A quello che hai detto sui poeti e sugli innamorati ci credi, Clive? Sì, è una delle cose che credo veramente. E credi che sia vero? Se due persone sono molto fortunate. E noi siamo molto fortunati. Spero di sì. Ecco l'uomo con le sue valigie. Mi manda il Grand Hotel, signore. C'è da pagare uno scellino. Va bene a voi. Grazie. Grazie, signore. Sarà ora di andare. È quasi l'una. Bisogna chiamare per il conto. Ah, già. Come ha detto la cameriera? Un colpo se volevamo qualcos'altro. Due se avevamo finito. Allora due colpi. Credi nei presagi? No, io mai. Fino ad ora. E neanche io. Avanti. Ha suonato, signor Briggs? Sì. È libera questa stanza. Sì, signore. I signori sono andati via stamani. Ne avete anche un'altra? No, signore, purtroppo... Un minuto, signore. E come se c'è? È molto originale anche. Che gliene pare, signore? Dicono sì un antico nascondiglio di contrabbandieri. Qua, venga. Attenta ai gradini, eh? Badi alla testa. Bene, signor Briggs, che ne dice? La mettiamo a posto in 4 e 4. Ah, è splendido. Renone, le mando subito su la ragazza. Grazie. Vorrei vivere qui per il resto della mia vita. Quell'albergo vi dava i brividi. Meglio aver iniziato male. Adesso che abbiamo ricominciato, è come avere due vacanze invece di una. Così non fanno. Andiamo, non vorrei morire qua. No, lo so, quello che penso. Ma ho ragione io. Ho ragione io. Non puoi. Lo sai. Lo sai che ho ragione io. Non lo fare. Non lo fare. Non lo fare. Chi è? Sono Prue. Che c'è? Stavi gridando. Stavo gridando? Che cos'hai, Clive? Perché non puoi dirmelo? Che cosa dicevo? Davi degli ordini. Non te la prendere, sto benissimo. Mi capita solo quando sono nervoso. Hai bisogno di qualche cosa? No, 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 no. Certe volte quando sono molto stanco non parlo nessuno. Scusami tanto. Vuoi che resti finché ti sei addormentato? No, 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 sto benissimo, non è nulla. Buonanotte. Buonanotte. Clive. Di. Tu eri sotto le armi, vero? Sì. Perché non me l'hai detto? E perché dietro? Siamo in vacanza, ormai sono borghese. Sei stato ferito? No, ero malato. Solo questo? Gli aeroplani. Sta tranquilla, sono i nostri. Da che lo capisci? Dal motore. Direi che sono una mezza dozzina, volano bassi. L'hai imparato in Francia? Ti prego, Prue. Dimmi com'era là, Clive. Non sarai contenta finché non te lo dico, vero? Era un inferno. Sporco, orrendo, disgustoso. Vuoi saperne di più? No, se è così che la pensi. Secondo te cosa dovrei dire? Che sei fiero. Fiero? Io sono fiera che tu ci sia stato. Mi hai detto che ora sei borghese. Cos'è? Schraft. Uno dei nostri. Ogni proiettile scoppia in mille pezzi. E ognuno di quei pezzi viene giù per la legge di gravità.
Vieni. Temo di non essere coraggiosa. Sì, che lo sei. E sei anche molto bella. Pensa, se cadesse una bomba, se fossi uccisa e mi trovassero qui, in questa stanza con un estraneo. Stai pure tranquilla, andrei nella tua stanza. E se fossimo uccisi tutti e due, come stiamo ora? Saremmo morti e ce ne impischieremmo. Una bomba. Più vicino cade, più sicuri saremmo in seguito. C'è un caso su un milione che due bombe cadano nello stesso punto. Era peggio di così a Dunkerque, vero? No. Era mille volte peggio. Clive. Sì. Sono felice che tu eri là. Solo di questo sei felice? No, ma era la sola cosa che non riuscissi a capire. Una cosa straordinaria, signore, uno dei piccoli fenomeni della natura. È proprio così. Ha fatto molti danni? Era in pieno la vecchia pista di pattinaggio, ma siccome il comune aveva deciso di demolirla, la bomba ha fatto risparmiare la sommetta ai contribuenti. Lo tiri pure su, signore. Queste uova saranno squisite con quello che è successo. Dal male nasce sempre il bene. Va bene, attenzione a queste uova, sono veramente speciali. Oh, perché si è agitato così, Rainbottom? L'attacco aereo. Dice che le sue 12 galline hanno fatto tutte l'uovo appena scoppiata la bomba. Avanti. C'è un signore che vuole vedere. È la prima volta che mi chiamano signore perché sono sotto le armi. Come sta il nostro galletto? Monti. Oh, scusami tanto. Non sapevo che fossi in compagnia. Vieni avanti. Non ti aspettavamo così presto. La signorina Cataway, il mio amico Monti. Tanto piacere. Piacere. Si accomodi, signor... Mi chiami senz'altro Monti, signorina. Sono Monti per tutti. Bel posticino. Vuole accettare qualcosa? No, grazie. Veramente ho già fatto colazione. Allora tu ti vorrai vestire, vero, Bruno? Oh, non faccia complimenti, ecco. Senti, Monti, ma a dire la verità... Questa è la sua stanza. Oh, mi scusi, signorina, non sapevo. Vieni a vedere dove dormo io. Sì. Hai fatto buon viaggio? Ah, altro che, come? C'erano due marinai e un commesso viaggiatore. Attento alla testa. Abbiamo giocato a poker col borghese e l'abbiamo pelato e mi sono pagato il viaggio andata e ritorno. Non ci sono mica spiriti qui. No, qua si nascondevano i contrabbandieri. Siedi. Scommetto che ci sono scarafaggi. Scarafaggi? Sicuro, questi vecchi tetti ne sono pieni. Scegli un po'. Sono arrivato a sproposito, per caso. Te la sei portata con te o l'hai trovata qui? È venuta con me, naturalmente. Ah, avrei dovuto capirlo. Sono cose che non capitano, per caso. È una ragazza per bene. Per bene, altro che. Sicuro che lo è? Ebbene, l'ho detto anch'io, no? Ma smettila, fai il piacere. Non sono nato ieri e neppure tu. Non hai bisogno di scusarti. Quanto dura la tua ricerca? 24 ore. Prendo il primo treno domattina. Ma dobbiamo fare due chiacchiere. Va bene. A lei cosa hai detto? Senti, mi hai detto che venivi a fare bisboccia. Beh, qualcosa dovevo pur dire, va no? Va bene, faremo bisboccia. Andiamo a bere. Ok. Possiamo passare? Avanti. Ti aspettiamo al bar, Bru. Il signor Montague pranza con noi, Clive? Ma certo. Ah, un patto, madamigella. Il pranzo lo pago io. Benone. Non mi sembra di andarle molto a genio. Per forza, se la consideri per quello che lei non è. Oh, e va bene, la tratterò come se fosse una gran dama dell'alta aristocrazia. Allora la tratterai proprio per quello che è. Remind you of the old red, white and blue.
table, Monty. I'll get the drinks. What do you have, Prue? Gin and French. Pint of the old male for me, Nipper. Right. Come on, little lady. We'll dance across. Love to. Guardate chi c'è! Monty! Monty! Chi ci vede? Oh, ti sei ingrassato, eh! Ciao, signorina, vorrei presentarle questi ragazzi, sono della famosa classe di Ferri. Piacere, signorina, molto carina. Non sei mica scemo, eh? Monty, non sarebbe bene che ci assicurassimo quel tavolo? È vero, ci vedremo più tardi, ragazzi. Oh, non ti preoccupare, Monty, ci ritroveremo. Che bella figliola, ragazzi, è in gamba quella lì. Devo dirle una cosa, signorina. Cosa? Scusi se mi sono presentato in quel modo. Se avessi saputo che c'era lei non entravo così stamane. Oh, non fa nulla. No, no, e se cade per una ragazza incontrare i conoscenti dell'amico, ma non se la prenda. E non lo giudichi male per me. Ha della classe, è istruito. Non lo dice ai 420, ma è un signore, un vero signore. Anche lui la stima molto, Monty. Non lo so. Sa, eravamo della medesima banda. Quando lavori, mangi, dormi e bevi con un tizio per dei mesi di seguito, ti viene voglia di sparargli o di morire per lui. Eravate in Francia insieme? Altro che... Era un buon soldato. Era un buon soldato? Sa cosa le devo dire? Ho fatto due guerre, ho visto uomini di tutte le razze in ogni sorta di pasticci. E vuol sapere che penso di Clive? È un ragazzo in gamba. Se l'avesse visto scendere per la strada di Arra con i sacchi di viveri sulle spalle, entrare in quell'inferno come se niente fosse, ritornare la sera dopo per rifare il medesimo scherzo, non mi avrebbe chiesto se è un buon soldato. E le voglio dire un'altra cosa. È proposto per la medaglia. Davvero? Certo, al valore. Per aver trasportato il suo ufficiale ferito per 2 miglia fino a Dunkerque e per aver poi ceduto ai feriti il suo posto nel battello. Se fosse per me gli darei la medaglia d'oro. Mi racconti. Fu dopo che il Belgio aveva deposto le armi. Guardi, questa è la strada di due. Combattevamo di retroguardia per consentire al grosso di mettersi in salvo. Tenete due fino all'ultimo uomo. Questo era l'ordine. Eravamo arrivati qui quando il nemico aprì il fuoco. Ecco qua. Clive. Quando voi due avrete vinto la guerra chiamatemi, mi troverete al bar. Monty mi stava dicendo della tua medaglia. Che medaglia? Lui non lo sa. Ti spetta una medaglia, caro mio, sei un eroe. Ma che stai raccontando? Sacrosanta verità, me l'ha detto il sergente. Deputazione della classe di ferro. Cosa c'è ora? Ecco, abbiamo fatto a testa e croce per il privilegio di ballare con la tua signorina. E il fortunato sono io. Già, ma il fortunato non sono io a questo tavolo. Non è a me che devi rivolgere. Oh, non importa. Permetti, Clive? Va, va pure. Oh, grazie, molto gentile. Offro io da bere, ragazzi. È veramente una brava ragazza. Perché non tieni la bocca chiusa, Monty? Me l'avevi promesso, no? Va bene, va bene. Non sono stato io. Lei me l'ha chiesto. Chiesto che cosa? È buona. Sì, non c'è male. Ascolta, io. Mi secca doverti parlare così, ma il tempo è breve. Forse è l'ultima occasione che abbiamo. Allora è meglio parlarci molto chiaro. L'assenza senza permesso è una cosa. Ma la diserzione è un'altra. Hai avuto un mese di licenza di convalescenza il 10 luglio. Lo sai che oggi siamo al 15 settembre? Ascoltami, Clive, siamo amici da un sacco di tempo. Vuoi anche risparmiarti il fiato, Monty? Io non mi ripresento. Oh, svegliati, ragazzo. Ma cara figliola, lo ammetto. Lei non c'entra per niente. Capito? Mi ero deciso molto prima di incontrarla. Beh, se non è per lei, non capisco. Devi essere diventato matto. Ehi, Monty! Oh, lo sai che balla bene davvero? Ah, altro che... Parliamo seriamente. Tutti noi abbiamo provato quello che provi tu. Siamo così stufi e nauseati che vorremmo soltanto tagliare la corda a rischio della galera. Ma quando viene il momento ci facciamo ammazzare. Non puoi capirmi, Monty. È una cosa più grande di quello che pensi tu. È più grande di me. È un sentimento che ho giù in fondo al cuore. Non ha niente a che vedere con la paura o col dormire nel fango o col soffrire la fame. Ma è inutile parlare. So solo che la sento così e non cambio idea. Da retta a me, non te la puoi cavare. Ogni giorno diventa più difficile. La polizia militare ferma tutti per la strada, vuole vedere i documenti. Ci scommetto quello che vuoi, ti prenderanno. È stato un piacere, signorina. A più tardi, ragazzi. Ciao. Che stava dicendo, Monty? Chi è che prenderanno? Ah, sì, quegli autisti sulla strada. Se uno è in uniforme, lo prendono su e gli danno un passaggio. Sì, la guerra ci ha reso più fraterni, non è vero? Vogliamo ballare, Clive? Sì, certo. Soldiers never die, never die.
contano qua dentro, tutti meno uno. Uno solo. Va avanti, Monti, non badare a me, sai che non so cantare. Signore e signori, dite che non sa cantare. Io lo conosco da anni e so come canta. Ah, sì? Questa canzone l'abbiamo cantata insieme di fronte a uomini di ogni grado, dal generale all'ultimo soldato. È vero o non è vero, signor Briggs? Va avanti, Monti, cantala tu. Se l'hai cantata per tutti, non puoi cantarla per me, Clive. Va bene. Oh, così va meglio. Forza, tutti insieme. Old soldiers never die, never die, never die. Un doppio cognome. Basta per stasera, Clive. Basta per stasera, siete tutti uguali. Una mania di riformare. Andate fino a mezza strada e poi fate le moraliste. Dammelo un altro. Clive. Sì? Vuole che glielo riempia, signora? No, grazie. Forza, signorina, vediamo se sa cantare bene come sa ballare. Andiamo, insieme! Se non le dispiace, vorrei dire ancora due parole a Clive. Ma certo. Senti, una sola cosa voglio dirti. Mi dispiace tornare da capo, ma tu sai cosa pensa di te il capitano? Quando seppe che la tua licenza era scaduta, pensò che eri malato e non potevi scrivere. Anche dopo che ti ebbero cercato per settimane, sperava ancora che non fosse tua la colpa. Ma è buono il capitano interessarsi di me. Infine una sera mi chiamò in camera sua. Mi disse: Briggs è tuo amico. Vedi di trovarlo e riportarlo prima che sia tardi. Se non è qui per la mezzanotte di lunedì, dovrò dichiararlo disertore. E dopo non ci sarà più nulla da fare per lui. Vale troppo per rovinarsi la vita così. Il capitano ha detto proprio questo. Vale troppo per rovinarsi la vita così. Ecco perché voglio che tu torni con me subito. Monti, mi dispiace. Ho cercato di spiegarti. Non ho altro da dire. Ma allora che farai? Non lo so. Buonanotte. Sei tu, Clive? Sì, sono io. L'inappuntabile Rance Bottom. Acqua d'orto. Ne vuoi? No, grazie. Vuoi aiutarmi? Sì, subito. Monti sembrava preoccupato quando l'hai salutata. Tutta la sera siete stati così misteriosi, così strani. Ti prego, prego. Dico sul serio. Mentre ballavo vi vedevo tutti e due chini sul tavolo a bisbigliare misteriosamente come due cospiratori. Avete forse qualche orribile segreto? Avete rubato i soldi in chiesa da bambini? Oppure uno di voi ha moglie e sei figli nascosti in qualche parte? Dimmi, cosa c'è? Ecco, si parlava di un amico di Monti che si arruolò il primo giorno della guerra e che credeva che avrebbe combattuto per qualcosa che ne valesse veramente la pena. Era pronto a combattere e contento di morire se ci fosse stata una ragione, ma non ne trovò alcuna.
I suoi comandanti erano stupidi, vanitosi, sorpassati. Col solo diritto a comandare, dato dalla nascita o dalla classe sociale. Essi non lo guidavano alla vittoria per migliorare il mondo, ma volevano obbligarlo a combattere per conservare le stesse identiche condizioni che tenevano la loro classe nella ricchezza e la sua nella miseria. Gli chiedevano di dare il suo sangue per tutto quello che egli odiava e disprezzava. E proprio Monti doveva risolvere il problema di quest'uomo? Monti non ha trovato nessuna soluzione. Ma potrebbe chiedergli se questo è il momento di esitare e discutere mentre il mondo combatte per la sua salvezza. Nessuno si illude che questo paese sia perfetto. Sappiamo tutti che siamo stati mal guidati e che non eravamo pronti. Ma che giova lagnarsi del passato quando si lotta per sopravvivere? Quello per cui combattiamo è più grande di lui, più grande dei suoi capi, più grande di te, Clive, o di me. Se perdiamo la fede, che cosa ci resta? Se dovessimo soccombere in questa guerra, sarebbe orribile, inconcepibile. È questo che lui cerca di vedere chiaramente in questo orrendo caos. Non fa che chiedersi se noi dovessimo perdere, ci troveremmo peggio, o più deboli, o più miserabili? Ma non capisce che ha ragione o ha torto, è troppo tardi per discutere. Ormai ci siamo e dobbiamo tirare avanti. Monti, dica al suo amico che si combatte per cose più grandi della sua coscienza. Gliel'ha detto, sì. Gli ha detto che deve combattere per il suo paese. Ma lo sai che significa tutto questo per lui? Vuol dire povertà, fame, elemosinare un lavoro il più crudele e umiliante. E se noi vincessimo questa guerra, che parte avrà quest'uomo nel suo paese che gli ha aiutato a salvare? Non avrà nulla. La patria tornerà a chi l'ha tenuta e disonorata finora perché possa continuare a disonorarla fino alla prossima guerra. I don't think that will happen. I hope it won't. But whatever does happen, let us decide it, not the enemy. But you've only told me the things this man's brain tells him he shouldn't fight for. What about all the things his heart tells him he should fight for? What things? You must ask his heart. He doesn't think with his heart. Go ahead. Tell me just a few. All right. I'll try. If anyone asks me what England is, he robs me of an answer because everything it is can't be spoken about. If you do, it's like tearing apart a flower to analyze it. If I said it was Shakespeare and thatched roofs in the countryside, he'd laugh. If I said it was speakers in Hyde Park, free to say what they wish, and polite barbies at the corners. There's cliffs over there, and Drake alive in memory. He'd laugh again. If I said England was the New Forest, deep in ferns and holly trees. If I said it was May blossoms, rich in spring, and bluebells like a godsend carpet, and the rain and the shine and the green of our blessed land. If I said it was the larks that will sing here tomorrow, high in the sun tomorrow and forever. Oppure la fervida genialità, il senso artistico della nostra gente, la dignitosa antichità delle nostre città. Se nominassi tutte queste cose, egli riderebbe che tante parole lo hanno già detto. Se tentassi di dirgli che sono le cose che fanno la fierezza, la gioia, la giocondità del nostro popolo, mi servirei di parole vane e diminuirei le cose stesse nel dirgli. Non potrei dirglielo se non volesse vedere oltre la vacuità delle parole. Ma potrei farglielo vedere. La patria è Monti, sono i ragazzi sulla strada di due. Sei tu, Clive, che aiuti i più deboli a salvarsi invece di salvare te stesso. Chiunque sia quest'uomo, sangue, ossa, mente, cuore e spirito, è la patria che l'ha creato, ancor più di sua madre. Anche se non può capire le altre cose, questo lo deve capire. Quando pronuncia la parola patria, deve essere per lui, come per me, una musica più dolce di ogni altra musica. È questo che conta. Per questo deve tornare a combattere, perché anche questo è la patria. Il sapere che non saremo mai battuti. Il sapere che non cederemo, perché non possiamo, non vogliamo cedere. Scusami, Clive, ma è una cosa che mi sta infinitamente a cuore. Ehi,
di Yankee. Clive! Clive! Mi sognerei di distruggere quello in cui credi, come non direi a un bimbo che Babbo Natale non esiste. Non so dove andrò e non mi importa. Sono stanco. Volevo dirti che sei stata molto buona. Vorrei esserlo stato di più con te. Addio. Il nostro cammino dal buio fino alla luce della nostra amicizia è stato molto, molto dolce. Ci incontreremo ancora quando tutto sarà finito. Lo spero. Madame. Avete avuto notizie di Briggs? No, signore. Ma spero ancora. Grazie, caporale. Sì, va bene. Ora tocca a voi. Sì, va bene. Grazie. Volete prendere nota? Clive Briggs, matricola 22, 65, 67. Dove sei diretto, amico? Città. Beh, io svolto un po' prima di arrivarci, ma posso portarti fino al crocevia del ponte. Forza, salta su. Grazie. Che c'è? È il posto di blocco. Hanno tutti una fifa maledetta di queste spie paracadutiste. Tira fuori le carte. Da che parte vai? Guilford! Avanti, documenti! Vieni voi! Ehi, dove andate? Andate indietro! Caporale! Qua tutti! Chi è? Che ne so, l'ho preso su per la strada. Parlava anche da persona per bene. Andiamo, di qua, da questa parte! Oh, che roba è? Ehi, voi, sveglia! Che state facendo qua? Parlo con voi! Che state facendo? Mi sono addormentato, viaggio a piedi. Dove avete la bisaccia? Si può anche fare un viaggio senza bisaccia, non vi... Non muovetevi! Siamo in cerca di una spia, l'hanno detto i soldati ieri sera. È meglio che veniate con me a spiegare chi siete. Ma non fare lo scemo. Oh, tu, giovanotto, che ti credi di fare? Desidera? Mi scusi se disturbo, ho avuto un incidente. Non credo che sia grave, ma non riesco a fermare il sangue. Vorrebbe essere così gentile da fasciarmi. Va bene, entri. Grazie. Sì, una scemenza, sono caduto dalla motocicletta, una bucatura. Si siede, sarà da lei tra un minuto. Grazie. Veramente ci vorrebbe qualche punto? L'avrebbero fatto meglio all'ospedale. Sì, lo so, ma non ho fatto a tempo a trovarlo. Ho molta fretta. Dove ha detto che ha la sua motocicletta? In un garage, la stanno riparando. Sulla strada maestra? Sì. Questo le farà un po' male.
passare, mamma. Ho visto passare chi? La polizia. C'è stata una lotta, mamma. Una spia. Chi te l'ha detto? Hanno telefonato adesso. Il signor Robinson l'ha detto al maestro. Hanno trovato una spia nel fienile del fattore. C'è stata una gran lotta. E lui è scappato. Vai a far colazione, Giacomo. Va bene, mamma. E così non è riuscita a trovare l'ospedale? No. È sulla strada maestra, a mezzo miglio da qui. Deve esserci passato davanti, non può esserle sfuggito. Sì, è vero, ma io... Mi dispiace, ma devo telefonare alla polizia. So quello che penso. Mi crede se le dico che non sono una spia? Le do la mia parola. Dormivo in un fierino, un uomo cercò di impedirmi di partire, ho dovuto difendermi, ecco tutto. Mi vuol dare 10 minuti, poi faccia quello che vuole. Deve farsi medicare di nuovo, ha proprio bisogno di qualche punto. Mi vuol dare 10 minuti? Ecco, non posso fare di più. E ora è bene che se ne vada. Vorrei poterla ringraziare, ho usato tutte le sue fasciature. Non c'è di che, è mio dovere. Ed è suo dovere dirlo alla polizia? Sì. Bene. Buongiorno e grazie ancora. Buongiorno. Letto 7, primo piano. Quanto? Un ascellino. Una notte, per favore. Bagno? No. Documenti? Ecco qua. Letto 10, primo piano. Bene. Letto per una notte e bagno. Carta di identità, prego. L'ho perduta. Lei conosce la legge? L'ha riferito alla polizia? Sì, ma non ne ho ancora un altro. Beh, qualcosa le avranno dato. Non importa, lasci stare. Uniformi, ma hanno uno spirito magnifico. Guarda, Harry Gates, il bracconiere, marcia accanto a Sir Jones. I bracconieri sono proprio quel che ci vuole per la guardia. Conoscono il paese palmo a palmo. Beh, è ora che mi muova, signore. Come vanno le cose in questi giorni, sergente? Non bene, signore, non bene. Dicono che un sacco di spie nemiche travestite si siano infiltrate a Dunkirk, in mezzo ai nostri soldati. C'è giunta voce di un tipo sospetto nelle vicinanze di Middlehurst ieri. Ma l'unico indizio contro di lui era una mano ferita. Arrivederci, signore. Non dimentichi il nostro concerto sabato. Ci vedremo là. Stia tranquillo. Non sono una spia tedesca. Mi può perquisire se vuole. Che sta facendo qui? Mi nascondo. Lei è stanco. Stavo giusto per prendere il tè, vuol farmi compagnia? Grazie. Non calpesti le tombe, per piacere. Com'è bello. Normanna, vero? Molto antica. Sì, è molto antica. Il lato destro è normanno, la navata e la torre sono del XIII secolo. Permette. Si narra che la gente di questo villaggio la costruisse di sera, dopo il lavoro. Dovevano aver fede in quei tempi, fede vera e sentita. E la fede è perduta al giorno d'oggi. Ne è sicuro? Voglio credere che lei parli solo per sé. Se non è una spia, mi vuol dire perché si sta nascondendo? Sono un disertore. Grazie. Di qui si va in parrocchia.
Le piace forte? Sì, grazie. È strano, non avrei creduto che un giorno mi sarebbero parsi un tesoro, quattro mula, un fuoco e una tazza di tè. È solo questo di cui ha bisogno? No, più di tutto ho bisogno di pace dello spirito. Vuole essere così gentile, nella credenza troverà un barattolo di biscotti. Guardi là. C'è anche del vino, se lo preferisce. No, grazie. Mi scusi, sa, se le faccio una domanda. Ma ha mai provato a pregare? Molti ne ritraggono un grande conforto. E come se l'ho fatto? Quando si è nei guai tutti si prega. Anche quelli come me. A Dunkirk ho pregato Dio e il Papa e Buddha e Maometto l'uno dopo l'altro. Io là ero troppo stanco per farlo. Ma finché ce l'ho fatta li ho pregati tutti. Non c'è ragione di correre rischi quando non costa niente pregare, le pare? Zucchero. Ah, grazie. Assaggi questi, sono fatti in casa. No, non riuscirei a mandarli giù. Perché ora è stanco. Si riposi e poi provi ancora. E dov'è diretto? Dove sono diretto? Vorrei saperlo. Suppongo che potrei stare qui invocando il luogo sacro. Lei sbarrerebbe la porta e non potrebbero portarmi via. Non è questo l'antico diritto della Chiesa? Il diritto d'asilo ormai non esiste. Ma aiutiamo la gente a trovare un asilo più grande. Un asilo spirituale. Lei stesso l'ha definito pace dello spirito. Scusi, sono stato indelicato. Non importa. Io vedo in lei un simbolo di questa età. L'età della ragione che ha soppiantato l'età della fede. Ma si può aver fede in una cosa se la ragione dice che non ci si deve credere? La ragione funziona per le cose che conosciamo, ma ci sono molte cose che non conosciamo. E la fede ci viene in aiuto quando la ragione non può andare oltre. La fede è la virtù di credere oltre la ragione. Non è forse questo ciò che la turba? Lei non si sta nascondendo perché è un vigliacco. Tutta la sua ragione si ribella all'idea di tornare a combattere una guerra che le sembra falsa e poco chiara. Ma la sua fede le dice che deve combattere, perché la patria non perisca. Per una ragazza che diceva così. Una ragazza che credeva a questo. La sua anima e la sua mente sono impegnati in una lotta di cui il suo corpo è il campo di battaglia. Già, è semplice. La stanchezza ci prende e ci esaurisce. E arriva il giorno in cui non possiamo più fuggire. Sono stanco di essere una lepre dinanzi ai cani. Odio di essere braccato e mi disprezzo per dovermi nascondere davanti ad ogni uniforme. Forse ha ragione, ma solamente in parte. Forse dovrei costituirmi e dire a loro quello che ho detto a lei. O quel tanto che vorranno ascoltare. La responsabilità non è mia, che decidano loro. Non prenderei decisioni affrettate al posto suo. Potrebbe pentirsene. Un uomo deve essere integro. Non ha diritto alla libertà di pensiero se non è pronto a subirne le conseguenze. Se non so difendere quello in cui credo, non ho diritto di crederlo. Può restare qui stanotte se vuole. Ho le prove del coro alle 7, ma... No, io vado. E grazie, mi ha dato un grande aiuto. Almeno ora so quello che devo fare. Si sente abbastanza forte? Sì. Qualunque cosa faccia, non pensi più. Si affidi ai sentimenti, non alla ragione. Se farà così, credo che i suoi problemi si risolveranno presto. Grazie ancora. Arrivederci. Campo Broccoli. Sì? Come? Rudolf Catway? Mi rincresce, ma è proibito chiamare per telefonate private. Ma si tratta di cose importanti, è una chiamata interurbana. Le ho detto che non può venire nessuno all'apparecchio per comunicazioni personali. Ma allora vuole segnarsi questo, per piacere. Il signor Clive Briggs prega la signorina Catway di richiamarlo a Marton 734. Sì, va bene. Aspetterò qui. Grazie. Finito? Non ancora. Devono richiamarmi. Le rincresce se aspetto qui? No, no, si figuri. Ah, questa sarà per me. Pronto? Sì, ho chiamato Cosley. Come? Ah, 1 e 6. Grazie. Ne devo uno scellino e 6. Oh, si preoccupi, pagherà quando va via.
Pronto? Prudence. Oh, Prudence. Sei tu, Clive? Cos'è accaduto? Stai male? Tesoro, cosa fai e dove sei? Vicino a Londra. Prudence, devo vederti. No, no, non ho scritto perché... perché non potevo. Ma ora... no, 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 non è per questo. È perché ho deciso di costituirmi. Clive, non fare nulla. Non fare nulla finché non ti ho visto, prometti. Certo. Prue, potresti venire immediatamente. Ci sposeremo, puoi avere un permesso? Certo che lo posso. Non ti muovere, Clive. Non fare nulla prima di vedermi. Te lo prometto. E poi se mi costituissi ora, chissà quando ci rivedremo. Oh, Prue, sei così bella, io ti amo tanto, tanto. You do believe me, don't you? I believe you because you've never said you loved me before. Dearest, I didn't know, but I do now. It's suddenly so clear and... but you do want to marry me, don't you? No, I do, darling. What time can you be here? I can catch a train about 7. I'll be in London a little after 9. I'll be waiting at Charing Cross Station under the big clock. Well, you better go now. You don't want to miss your train. No, no, no. There's plenty of time. Please talk to me. And a girl's been proposed to, she's got to talk to somebody about it. You're the only one. Oh, I love you so. But there aren't many girls that have been proposed to by telephone. And probably hundreds of people listening in. Until tonight? A little after 9? At Charing Cross. Under the big clock. Bless you. Ecco un uccellino e 6. Mi può dire dov'è il tram per Londra più vicino? In fondo alla strada. Volti l'angolo, giri a destra, l'Est Square. Grazie. Un momento, prego. Mi mostri la sua carta d'identità. È andato da Dover? Non so bene, viaggiavo di notte, non sono molto pratico. Il sergente vuole credermi se le dico che venivo qui deciso a costituirmi, glielo giuro. Ma volevo ancora una sera, questa sera. Poi salto giù da un camion al posto di blocco di Midwest. Sì, potrei vedere l'ufficiale di guardia, che è molto importante. Vedrà l'ufficiale di guardia quando sarà il momento. Ma lo devo vedere ora, la prego, me lo faccia vedere. Se solo potessi farle capire. La prego, sergente. Parker. Comandi. Torno fra un minuto. Allora, venga con me. Eccolo, signore. Dite. Potrei parlarle da solo? Andate pure, sergente. La chiamano da casa, signore. Pronto. Ah, siete voi, Tommaso. Dite a Lady Helen che fra poco passerò a prenderla al Grand Hotel. No, no. Preparate l'uniforme di gala. Dite a Roberto di essere qui con la macchina fra mezz'ora. Volete parlarmi, vero? Sì, per me. Dite. Non so da dove cominciare. Voglio chiederle un favore, signore, e so di non averne alcun diritto. Avevo un appuntamento con una persona stasera. Lei mi deve credere se le dico che per me vuol dire molto più di quanto io possa spiegare. Perché siete qua? Per diserzione. Ah, già. Mi è stato riferito che eravate già deciso a costituirvi. È vero, signore, immediatamente dopo il mio appuntamento. Vi arruolaste volontario il primo giorno della guerra. Sì, signore. Arras, Dunkerque, 2 menzioni speciali. Proposto anche per una decorazione al valore.
Non riesco a capirvi. Perché avete disertato? Ho fatto tutto il possibile per il mio paese, ma mi accorsi che troppa gente mi ostacolava. Sono pronto ad accettarne tutte le conseguenze possibili, ma vuole credermi. Le do la mia parola d'onore che sarò di ritorno entro 2 ore. Sergente, do un permesso a quest'uomo. Un permesso fino a mezzanotte. Il capitano Marshall sarà di servizio. Dite che ne assumo piena responsabilità. Bene, signor. Grazie. Reggila un momento. Vediamo come si può fare. Ecco, dalla me. Alzare in piedi. La terra. Così, bravo. Bene, bravo. Che treno sta aspettando, signorina? Oh, io aspettavo una persona. Sì, non ci siamo incontrati. Signorina Prudence. C'è mio padre? Sì, è venuto dall'ospedale subito dopo il bombardamento. Oh, Prue, che bella sorpresa. Ciao, papà. Cosa c'è? Qualcosa che non va? Oh, io volevo vederti. Sai, Prue, la gente viene da ogni parte per sedersi su quella sedia. A volte è un male grave, ma il più delle volte non c'è niente di grave, si parla. A che servirei se non potessi aiutare la mia figliola? È buffo, io ti penso sempre come una bambina con le trecce. Papà? Sì? Alla mia prima licenza, quando non venni a casa, andai via con un soldato, andammo a Dover. Oh, ti prego, papà, non dir nulla.
So che ho fatto male, ma non ci fu nulla da vergognarsi. E poi ieri sera mi telefonò di venire a Londra per sposarlo. Ma non era alla stazione, ho cercato in giro, ho atteso. E poi sono venuta qui, ecco tutto. Beh, la storia è semplice. Avrà cambiato idea, suppongo. No, deve esserci un'altra ragione. Vedi, gli era scaduta la licenza e forse è stato arrestato o gli deve essere accaduto qualche altra cosa. Ha passato giorni terribili a Dunkerque e ha la mente un po' confusa. Ha tanto bisogno che lo si aiuti, papà. Lo devo trovare a ogni costo, ti prego, aiutami. Farò quel che posso. Signorina. Sì, dottore? La prego di telefonare alla polizia centrale, al pronto soccorso. Domandi se hanno qualcuno che si chiama... Briggs, Clyde Briggs. Grazie, signorina. Vuoi del tè? No. E chi è, se vorrai dirmelo? È un soldato semplice, dal primo momento. Che lo vidi, capii subito. Perché deve essere così, papà? Non ci amavamo allora. Perché ho avuto quella sensazione? Il più saggio di noi lo ignora, proprio. Ci sono tanti elementi. E quanti anni hai e dov'è la luna? E qual è la parola che ti ha toccato il cuore? Tutto ciò che hai fatto e pensato per tutta la vita forma un torrente di sensazioni che sfociano proprio in quel momento. Mi scusi, signore. L'ospedale di San Giovanni al telefono. Grazie. Sì? Il dottor Cataway parla. Ah, ciao, Ferris. Sì, sì, è lui. Ho capito. Sì, sì, certo, mi rendo conto. Va bene, vengo subito. È stato ferito alla testa dal crollo di un muro. Lo dovranno operare fra mezz'ora. Ferris è un mio grande amico. Vuoi venire con me? Non è un caso semplice, una brutta frattura a sinistra, ci potrebbe essere un'emorragia. Temiamo ci sarà una forte pressione intercranica. Capisco, vorrei presentarle mia figlia, Prudence. Il dottor Matthias. Buonasera. E il dottor Ferris. Piacere. Siamo pronti, dottore. Ah, grazie, sorella, mi scusi. Sorella, posso affidarle a mia figlia? Con gran piacere, dottore. Ne avremo per un bel po', mi sembra. Prendi del caffè, la sorella penserà a te. Papà. Sì? Papà, io non so come dirlo, ma ti prego. Ti prego, fa tutto quello che puoi. Ah, grazie. Quanto tempo ci vuole di solito? Non è facile dirsi, signorina. A volte solo mezz'ora, a volte ci vogliono delle ore. Com'è andata? Mia cara, in casi del genere non si può dire niente. Potrei vederlo ora? No, non lo si deve disturbare fino a domattina. Su, vieni a casa e riposati. Papà. Sì? Sei molto stanco. No. Potremmo andare in qualche posto, non posso tornare a casa. Ma sì, con piacere. Io prendo del pollo freddo e una bottiglia di vino. Non vuoi mangiare nulla, però? Nulla, grazie. Un bicchiere di porto, per piacere. Benissimo, signore. Ti piacerebbe ballare? No, grazie. Ballo bene, sai. Altro che, lo so. Buonasera, dottore. Oh, buonasera. Ciao, no, buonasera. Scommetto che la gente dice, guarda quel vecchio con quella bella donna, tutto per il denaro. Cosa succederà? Domani mattina, cioè questa mattina, starà molto meglio. Grazie alla mancanza di pressione sul cervello, ragionerà e si sentirà più sollevato. E poi? Nel pomeriggio dovrebbero esserci altri sintomi. Un po' di febbre, momenti di delirio. Per adesso non posso dire altro. Nessuno può dire altro. Sorella, ho sete, ho sete.
po' di pazienza. Tra un po' di tempo. Ho sete. Il dottore sarà qui a momenti. Vedremo che cosa dirà. Prudence. Ho sete. Come mai siamo qui? C'è stato un bombardamento. Sì, lo so. Ma da quanto tempo sono qui? Da ieri sera. Ieri sera? Ma c'era un ufficiale della polizia militare a cui promisi che sarei tornato. Sta calmo. È stato sistemato tutto. He certainly seemed to have had a grudge against you. Thank you, nurse. All right. Dr. Cathaway, has Prue told you that I want to marry her? I, Prudence, take thee, Clive, to my wedded husband. I, Prudence, take thee, Clive, to my wedded husband. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer, for poorer. For better, for worse, for richer, for poorer. In sickness and in health, to love and to cherish. In sickness and in health, to love and to cherish. Till death us do part. Death us do part. With this ring I thee wed, and with all my worldly goods I thee endow. All my worldly goods I thee endow. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Amen. Thank you, Padre. Well, it's the best man's privilege to kiss the bride. Didn't have time to think up a decent present, but I'll get you something permanent when I have a chance. Here. Be sure you don't set fire to him yourself. Beh, arrivederci. Tutti i ragazzi ti salutano e il capitano ha detto che ti spicci a guarire, perché ha bisogno di te. Ah, tieni. Una cosa che mi ha incaricato di darti. Ha sempre detto che eri un professore. Che cos'è? Shakespeare. Grazie molto. Dia, capitano, che lo ringrazio. Ciao. Fatti vedere domani. Sì. Ciao. Ciao, Prue. Arrivederci, Monty. La signora Briggs deve andare ora. La signora Briggs. E soprattutto questo. Sii sincero con te stesso. E da ciò seguirà come la notte al giorno che non potrai essere falso verso alcuno. Addio. La mia benedizione ti accompagni. Soprattutto questo. Sii sincero con te stesso. Come sta? Credo che stia un po' meglio. Sei tu, Prue? Sì, tesoro. Mi sembri migliorato. E sto meglio. Ho la mente chiara. Più di come non l'avessi da un pezzo. Bravo. Senti, non ci lasciano in pace, vero? Non ho paura. Mi sento sicura quando sono con te. Ricordi? Più vicino cade la bomba e più sicuri si è in seguito. Hai sete? Devi andare via ora. Via? Sì. Non devi restare. Io non ti voglio qui.
signora Briggs. Mi scusi, sa, ma è meglio che lei venga via, lui pensiamo a noi. Preferirei restare se non le rincresce. Cruma. Sì, tesoro. Il berretto. Vuoi levartelo? Ma certo. Ecco, va meglio così? Sì. Va tutto bene. Sono lontani. Me lo dici tu quando sono vicini, vero? Sì. Te lo dico io. Bel musetto. Perché non vai a riposarti? No, ci sono stata finora e voglio rimanere ancora. Non puoi aiutarlo stando qui. Sarebbe meglio che tu scendessi nel ricovero. Non si può lasciare nessuno morire da solo, anche se non lo sa. Perché ti scoraggi così presto? Ti ho detto che può ancora salvarsi, lo dico sul serio. Non c'è nient'altro che aspettare. Ti prego, fammi restare. Le ho portato del tè. Grazie. Si sforzi di mangiare. Abbiamo qualcosa per la nostra stanza. Vada, sorella. I feriti che non si possono trasportare purtroppo rimangono in corsia, ma lei deve andare via. No, no. Non posso, non voglio lasciarla. Sono andati. Non mi lascerai, vero? No, amore. Ti senti meglio? Sì, sto meglio. Sai, Prue, io ho pensato che saremo tutti migliori, forse, dopo questa guerra. Ora riposati. Un giorno combatteremo per quello in cui credo io. Ma prima tutti dobbiamo combattere per quello in cui credi tu. Avevi ragione. Dobbiamo vincere. Dobbiamo. Così sarà. E soprattutto, sii sincero con te stesso.